Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quelle che, come le chiamo io, glicemie alte a caso. Ma prima, io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno, ormai, lungo questa strada in salita impervia, con numerose difficoltà che si chiama laurea. Nonostante questo, sono anche diabetico tipo 1 da più di 15 anni e, nonostante il diabete, sono stato campione italiano e ho fatto il professionista per una scuola di ragazzi interamente diabetici. Io facevo ciclismo. Ma veniamo a noi. Vi ricordo di iscrivervi al canale, anche perché molti di voi guardano i video ma non sono iscritti, per cui schiacciate il pulsantino e buona visione. Ti ho parlato in un video precedente, se l'hai perso te lo lascio magari in alto nelle schede a destra in modo che tu possa recuperarlo, un video riguardante gli sbalzi ormonali e il diabete. Gli sbalzi ormonali e il diabete, in quanto sappiamo che specie durante l'adolescenza abbiamo l'attività di molti ormoni, influenza il nostro metabolismo, ma non solo, a livello nutrizionale, ma proprio a livello di composizione corporea, perché a parte che diventiamo più alti, ma abbiamo anche lo sviluppo di tutti quelli che sono, ad esempio, i caratteri sessuali, secondari, per cui, ad esempio, il seno, nelle donne. E può essere, può capitare, che voi mangiate il giusto, un bel giorno vi svegliate e dite: oh, c'ho 300, oh, c'ho 400, perché, ecco. Cerchiamo di rispondere ad alcune di queste domande. Come ti ho già detto prima, non è dovuto solo all'azione degli ormoni. In questo video cerco di raggruppare una serie di possibili motivazioni per glicemie alte random, se vogliamo, nel senso che non sono dovute all'alimentazione o comunque a una carenza di insulina, perché generalmente in condizioni standard possiamo raffigurare che o abbiamo mangiato male o troppo, o abbiamo fatto troppo poca insulina, ok? Quindi queste due cose in genere vengono, se sono correttamente bilanciate, quindi mangiamo il giusto, facendo la corretta unità di insulina, la glicemia dovrebbe essere corretta. Ma nonostante noi facessimo questo e abbiamo comunque le glicemie alte, possiamo trovare una serie di motivazioni. Come ho citato prima, gli ormoni. Alcuni ormoni che ho citato sono progesterone, tiroioidina e tiroxina, che mi sembra, non mi ricordo quale T3 e quale T4, però sono T3 e T4, sono due ormoni prodotti dalla tiroide. Abbiamo il progesterone, ormone della crescita GH che permette quindi l'aumento di strutture quali il collagene che permette l'allungamento delle ossa. Abbiamo gli estrogeni sono gli ormoni sessuali femminili. In più abbiamo anche adrenalina ed infine glucagone. Vabbè, il glucagone lo conosciamo tutti, adrenalina invece è coinvolta in tutte quelle situazioni da fight or flight, per cui lotta o fuga in cui ci troviamo in situazioni di pericolo. Ah, mi sono dimenticato di aggiungere che c'è anche il cortisolo. Così, piccolo dettaglio che mi stavo dimenticando. Altri fattori che influiscono su quella che è la glicemia sono il digiuno, sforzi molto elevati durante un'attività fisica, quindi sforzi molto intensi, e una alimentazione sbagliata o eccessiva nei pasti precedenti. Ma prendiamoli uno per volta. Partiamo dall'ultima. Cosa vuol dire? Anche questo tema l'ho già affrontato in altri video, quindi andrò un po' rapido. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che, ti faccio l'esempio, se tu mangi la Nutella, ok, è un esempio pratico per cui ti arriverà prima, se tu mangi la Nutella e tu fai l'unità per i carboidrati della Nutella, ti fai il tuo conto dei carboidrati, fai le proporzioni tra il tuo cucchiaino di Nutella, il tuo cucchiaio, la tua valanga di Nutella che si è messa sul pezzo di pane o il brioche, dove le vuoi mangiare, o pizza, se vuoi mangiare pizza con la Nutella, a questo punto. Dopo 4 ore, 5 ore, dopo 3-5 ore, in un intervallo di questo tempo, abbiamo la glicemia che inizierà ad alzarsi. Questo è dovuto al tipo di alimento che la Nutella, ovvero contiene grassi. Il fatto che contenga grassi, come ho già spiegato in diversi video, significa che ci vuole più tempo a degradarli perché è una struttura più complessa, specie quella dei trigliceridi. Nel momento che viene scomposta e quindi andrà a fornire energia lungo il distretto sanguigno, abbiamo un aumento della glicemia. Ora, dal momento che viene, se l'insulina azione per le prime 2 ore e noi invece i grassi ne degradiamo in 3 o 5 ore, vuol dire che noi, quando avremo i grassi degradati, l'azione dell'insulina non farà più effetto, per cui abbiamo la glicemia che si alzerà. Terzo motivo è dovuto al digiuno. Perché il digiuno? Perché il nostro corpo, per evitare situazioni di pericolo, quando sente che entriamo in situazioni di digiuno prolungato, innesca una serie di processi che portano alla produzione di molecole di glucosio a partire da precursori non glucidici. Non glucidici significa che non sono carboidrati, ok? Per cui, ad esempio, prendiamo come precursore le proteine o i grassi per produrre glucosio.
A questo punto verrà prodotto glucosio che verrà liberato poi nel circolo sanguigno e questo glucosio liberato non farà altro che poi aumentare la glicemia. Infine, ultimo motivo, è dovuto allo sforzo fisico eccessivo. Come dicevo prima, quando il nostro corpo si trova in una situazione di sforzo fisico eccessivo, o comunque molto importante, il nostro corpo reagisce liberando energia. Questo per evitare, questo appunto per sostenere il tipo di attività a cui sta andando incontro. Quindi, qualora noi stessimo compiendo, cioè sarà capitato sicuramente a qualcuno di voi che fa agonismo, di trovarsi dopo una competizione con una glicemia elevata, magari nonostante lo sport fosse aerobico. Ho già raccontato il mio caso particolare di quando ho perso un campione italiano. Proprio per questo motivo qua, ti lascio il video nelle schede. Ma venendo a noi, come ti dicevo, viene liberato glicogeno dei muscoli e il glicogeno sono altro che tante molecoline di glucosio l'una attaccata alle altre, per cui è come se venisse liberato tante molecole di glucosio nel sangue, per cui si alza la glicemia. E nei pazienti diabetici, non avendo quindi una corretta gestione nel metabolismo dell'insulina, abbiamo quindi un aumento della glicemia. Facendo un piccolo riassuntino finale, possiamo dire che i picchi random sono dovuti a quattro cose. Spero di non aver dimenticato nessun altro fattore, ma mi sembra siano questi quattro: ormoni, digiuno, sport eccessivi e il tipo di alimento che si è mangiato nel pasto precedente. Come ti dico sempre, qualora tu avessi dubbi, domande o perplessità, ci sono i commenti qua sotto. Puoi scrivere anche informazioni che vorresti venissero approfondite in un nuovo video. Ti ricordo anche di lasciare un mi piace e di iscriverti schiacciando sulla campanella per restare aggiornato su tutte quelle che sono le informazioni del canale, ma per non perderti anche vecchi video e nuovi video che usciranno. Ti parlo dei vecchi video perché sul canale ci trovi un sacco di video riguardanti la gestione delle glicemie, video come questo, video riguardanti la terapia da seguire, video riguardanti i sensori, video riguardanti il diabete e lo sport. Tutti i video quindi che ti possono aiutare a migliorare la tua gestione del diabete.